Salve a tutti cari gamers. La prima metà di questo 2023 videoludico si è appena conclusa e sicuramente non ci possiamo lamentare del gran numero di titoli usciti. Alcuni di questi si sono dimostrati essere all'altezza delle aspettative. Noi di 4Gamers quindi ci siamo lanciati nella non facile impresa di elencare quelli che secondo noi sono stati alcuni dei titoli che abbiamo più apprezzato di questo primo semestre. Prima di cominciare però vi ricordiamo di mettere follow al canale YouTube di 4Gamers e di attivare la campanella per non perdere nessun altro dei nostri contenuti. Inoltre, non perdetevi il prossimo video nel quale parleremo di titoli che meno ci hanno convinto di questi primi sei mesi del 2023. Dredge. Nel titolo sviluppato da Black Salt Games, il giocatore controllerà una piccola imbarcazione da pesca nei panni di un pescatore che per motivazioni misteriose ha perduto la memoria. Il titolo offre una formula molto coinvolgente e capace di tenervi incollati allo schermo. Piccoli puzzle, minigiochi ed un mondo molto gradevole da esplorare, nonché pregno di misteri tutti da scoprire. Aspetto che ci ha parecchio incuriosito e che ci spinge a inserirlo tra i più meritevoli di quest'anno. Il gioco è disponibile per tutte le piattaforme, quindi lasciamo a voi la scoperta di misteri che avvolgono le vicende di questo sventurato pescatore. Hi-Fi Rush. In questo rhythm game action, sviluppato da Tango Gamework, il protagonista Chai, a causa di un incidente, inizierà la sua avventura con un lettore musicale incastonato nel suo petto, che gli donerà la capacità di percepire il ritmo della musica attraverso tutto ciò che lo circonda. Chai verrà quindi etichettato come un difetto, e le forze di sicurezza robotiche della struttura inizieranno ad inseguirlo con lo scopo di eliminarlo. L'idea di seguire il ritmo del suo cuore, connesso al mondo che lo circonda, lo rende un titolo originale, molto divertente e frenetico, con personaggi ben scritti e una storia interessante. Consigliatissimo anche almeno avvezzi al genere. Shogun Showdown. Shogun Showdown è un gioco di combattimento a turni 2D con elementi roguelike e deck building. I giocatori si dovranno posizionare al meglio per evitare gli attacchi e prepararsi al meglio per attaccare al momento giusto. Sarà molto importante potenziare le proprie tessere e combinarle per prepararsi ad affrontare lo Shogun, titolo che sicuramente farà la felicità degli amanti del roguelite. Attenzione, il gioco può provocare assuefazione. Sviluppato da Roboatino, Shogun Showdown è disponibile in accesso anticipato su Steam. Diablo 4. Uno dei titoli più attesi di quest'anno è proprio lui. Il gioco filmato Blizzard è tornato e l'ha fatto alla grande. Un open world con tantissimi dungeon, tantissime attività da affrontare in multiplayer e la campagna volta ad affrontare Lilith sono solo alcuni dei tanti aspetti che fanno di Diablo 4 un gioco veramente incredibile e demoniaco. The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Non ha bisogno di presentazioni, il nuovo titolo di Zelda, che potremmo già candidare a gioco dell'anno, riesce nel difficile compito di rinnovare il predecessore. I giocatori potranno esplorare letteralmente tutto il mondo di gioco, terra, cielo e sottosuolo, e lo potranno fare con qualsiasi oggetto e mezzo a loro disposizione. Insomma, libertà e divertimento assoluti. Star Wars Jedi Survivor. Nel seguito di Jedi Fallen Order, i giocatori potranno impersonare nuovamente Cal Kestis, più sicuro di sé, più maturo e certamente più forte. È diventato un vero e proprio cavaliere Jedi. Ci saranno nuovi pianeti da esplorare, nuovi poteri della forza da apprendere e soprattutto tanti nuovi modi per uccidere i nemici con la nostra spada laser. Seguito veramente ben riuscito. Atomic Heart. Questo sparatutto d'avventura sviluppato da Mandfish è ambientato nell'Unione Sovietica utopistica post-guerra, nella quale l'avanzamento tecnologico ha portato prosperità. Alcuni scienziati hanno scoperto dei polimeri speciali che hanno permesso di inventare la creazione di una rete neurale capace di gestire i robot. Un giorno, durante l'inaugurazione di un aggiornamento di essa, qualcosa va storto, causando la ribellione dei robot contro gli umani. Sarà compito dell'agente segreto P3 svelare il mistero che si cela dietro questo caos e ovviamente sopravvivere ai robot soggiogati dalla rete neurale fuori controllo. Il gioco non è esente da difetti e tratta comunque della prima opera degli sviluppatori, ma è in grado di fornire un'esperienza piacevole ed una storia sicuramente coinvolgente. Hogwarts Legacy. Ritornare nel castello di magia più famoso al mondo è stata un'emozione indescrivibile. Gli sviluppatori di Portkai Games, al loro primo lavoro, sono stati in grado di ricreare Hogwarts in maniera veramente dettagliata con tutti. Le mancanze ci sono, soprattutto a livello di gameplay e di esperienza di ruolo, ma passeggiare per i corridoi di Hogwarts non stanca mai. Prima di lasciarvi, gamers, non possiamo non menzionare la demo di Lios P, disponibile su Steam, PlayStation Store e Microsoft Store. Il Souls-like sviluppato da Neoviz e Round 8 Studio sarà disponibile il prossimo 19 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series. Nel titolo, basato sul romanzo delle avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, il giocatore controlla l'umanoide Pinocchio e viaggerà a piedi attraverso la città di Krat, combattendo vari nemici biomeccanici grazie a un vasto arsenale di armi.
Il titolo offre un'esperienza ibrida tra i vari celebri esponenti del genere, confezionando quello che si prospetta essere un ottimo prodotto, ben realizzato e con il suo carattere ben distinguibile. Laios P è sicuramente uno dei titoli che più attendiamo della seconda parte di questo 2023. E per voi, quali sono stati i top titoli di questo primo semestre? Scrivetecelo nei commenti e non dimenticate di continuare a seguire 4Gamers su tutti i canali. Trovate tutti i link in descrizione. A presto!